Quando sei impossibilitato a recarti in farmacia, ricevi un consiglio dal tuo farmacista. Ti garantiamo un colloquio confidenziale in totale privacy e riservatezza, lontano da sguardi ed orecchie indiscrete. Buongiorno, dottoressa Rosita, ho bisogno di un suo consiglio. Mio marito ultimamente è molto stressato e la sua traspirazione emette un odore acre molto sgradevole. Cosa posso fare? Usiamo un detergente delicato in modo tale da non alterare il pH e aggiungiamo 2 goccine di olio essenziale di origano che ha un'azione antimicotica e per cui andiamo a prevenire qualunque tipo di micosi si possa andare a instaurare. Non si preoccupi. Grazie dottoressa, ne approfitto per chiedere un consiglio anche per me. Ho 2 figli piccoli e trascorro molto tempo a casa. Ultimamente lamento gonfiore alle gambe e ritenzione idrica. Signora, le consiglio l'uso di una crema ad azione venotonica in modo tale da sgonfiare un po' queste gambe e anche una bella tisana, così lei dedica 2 minuti a se stessa e se la va bevendo durante l'arco della giornata, sempre completamente bio. Grazie dottoressa, tutto molto chiaro. Vediamo quando posso venire, anche perché il medico mi ha prescritto una ricetta per mia madre, ma oggi non mi è possibile passare. Signora, non si preoccupi, me la invii pure via email oppure via WhatsApp. Io le provvedo a farle la consegna comodamente a casa sua. Il corriere che verrà non vedrà nulla, vedrà solo il suo cognome, quindi in assoluta privacy le verrà consegnata la consegna a casa, i prodotti a casa. Grazie dottoressa, mi ha risolto un problema. Buongiorno! I consigli dei nostri specialisti sono alleati preziosi per il mantenimento della salute e del tuo benessere. Allora, da oggi, potrai collegarti in videochiamata e parlare con il tuo farmacista di fiducia. Noi accanto a te. Il servizio è gratuito. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenze. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. L'Etna continua a dare spettacolo e ieri alle 23 ha dato vita alla 16ª eruzione dal mese di febbraio. Coldiretti annuncia già che sta aumentando purtroppo la conta dei danni. Martina Pisasale. L'Etna non si placa e continua a dare spettacolo, lo ha fatto per la 16ª volta dal 16 febbraio scorso con un'intensa e prolungata attività parossistica cominciata dopo le 23 di ieri dal cratere di sud-est con la fontana di lava, trabocchi lavici e l'emissione di una nube eruttiva alta circa 6 km. La cenere sospinta dal vento è caduta in direzione sud-sud-est anche a Catania provocando la chiusura di un settore dello spazio aereo e della pista dell'aeroporto perché contaminata. Dalle osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, emerge che continua l'attività esplosiva al cratere di sud-est. Spettacolo sì, eppure si allunga il conto dei danni dopo oltre un mese di eruzioni dell'Etna che hanno riversato cenere e lapilli nelle campagne, dove sono stati danneggiati vivai di piante, fiori, ortaggi, così come gli agrumi graffiati dalla potenza della sabbia. Lo afferma in una nota Coldiretti in riferimento alla nuova eruzione dell'Etna con lava e cenere dal cratere di sud-est. Nelle campagne, continua la nota, è calamità con danni spesso irreparabili alle coltivazioni ai quali si aggiungono i disagi per chi è costretta alla pulizia straordinaria delle canalette di scolo o alla pulizia delle strade rurali. In molte zone, conclude l'associazione, la terra è stata sommersa da una coltre nera. Per pulire le strutture e le coltivazioni serve tempo, acqua e quindi impiego massiccio di manodopera. Siamo di fronte a dei cambiamenti anche del vulcano e quindi bisogna avviare anche un nuovo sistema di interventi che salvaguardi anche gli imprenditori agricoli con norme celeri e ad hoc.
Un delinquente di 36 anni che era ai domiciliari per reati legati al mondo degli stupefacenti, concetto Francesco Greco, è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché ritenuto l'autore di una rapina compiuta il 31 luglio dello scorso anno in una rivendita di articoli perfumatori di via Stazzone. Il rapinatore è stato incastrato dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del negozio e da un'impronta digitale. Maxi confisca per 10 milioni di euro a un imprenditore messinese collegato a un clan che gestisce scommesse clandestine e videopoker. I dettagli lì nel servizio di Martina Pisasale. Confiscati a Messina beni per un valore di oltre 10 milioni di euro nei confronti di Domenico Lavalle, 61enne, attualmente colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 5 anni. L'indagine disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia scaturisce da approfondimenti sviluppati dagli specialisti del gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, con specifico riferimento al redditizio settore del gioco e delle scommesse illegali. All'imprenditore sono state confiscate 6 aziende che operano nel settore del noleggio delle apparecchiature da gioco, della rivendita di generi di monopolio e del settore della produzione e vendita di prodotti dolciari, 19 unità immobiliari, 2 autovetture, un gommone e svariati conti correnti per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. Lavalle, noto imprenditore locale, secondo gli investigatori sarebbe collegato al clan Trovato del rione Mangialupi di Messina, che gestiva le bische clandestine nonché la distribuzione dei videopoker. Dopo lo smaltimento del clan per via della carcerazione dei capi e del percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso da altri affiliati, Lavalle avrebbe assunto un controllo esclusivo delle attività illegali della famiglia, costituendone il punto di riferimento imprenditoriale e facendo da contraltare al ruolo operativo ricoperto dai fratelli Trovato. Operazione dei carabinieri a Scordia, in provincia di Catania, ha scoperto e sequestrato un laboratorio per modificare le armi. Arrestato il proprietario. Il servizio di Alessandro Fragalà. Un'officina dove venivano modificate armi è stata scoperta a Scordia, in provincia di Catania, dai carabinieri nel capanno degli attrezzi di Contrada Archi Barona, di proprietà di un uomo di 31 anni, che è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e di munizioni. I militari hanno sequestrato armi e munizioni e l'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari. L'operazione è stata portata a termine dai militari nucleo operativo della compagnia di Palagonia e dallo squadrone eliportato cacciatore di Sicilia. Sono stati sequestrati una pistola scacciacani BBM modello 315 auto calibro 8 modificata per sparare veri proiettili. Un fucile artigianale ad aria compressa, senza matricola, anch'esso modificato nella potenzialità offensiva. Una pistola artigianale in fase di costruzione assemblata utilizzando anche tubi idraulici in acciaio, completa di 2 canne intercambiabili da 4,5 e 5,5 mm. Una pistola a scacciacani marca Bruni modello 92 calibro 8 mm, sulla quale si stava lavorando per aumentare la potenzialità offensiva. E inoltre sono stati sequestrati anche 3 proiettili calibro 6,35 ed uno calibro 22. La morte di Stefania Sverna, speaker del calcio Catania, lascia un vuoto incolmabile nella tifoseria catanese. A lei verrà intitolata la tribuna stampa dello stadio Angelo Massimino. Angela Asciuto. The Voice, la chiamavamo così a Catania per il suo timbro potente di tonalità vocale, per ciò che rappresentava per i tifosi del Catania e per gli sportivi. Stefania Sverna mancherà a tutti, parenti, amici e colleghi. Ieri la triste notizia della sua scomparsa a 55 anni dopo un lungo periodo di lotta contro un brutto male che l'ha portata via. Donna coraggiosa, guerriera sempre col sorriso, simbolo di appartenenza e passionalità, esempio di professionalità. Catanese doc, moglie, madre, giornalista e speaker era questa, Stefania. A servizio delle Catania per ben 30 anni ha donato voce, regalato emozioni ad ogni gol della sua, nostra squadra del cuore. Già nella giornata di ieri, una volta appresa la triste notizia della sua scomparsa, era stato proposto da colleghi e amici che le fosse intitolata parte della tribuna A. Invito accolto dal sindaco di Catania Salvo Pogliese e dall'amministrazione comunale, che nella mattinata di oggi hanno ufficializzato che la tribuna stampa dello stadio Angelo Massimino porterà il nome di Stefania Sverna. L'entusiasmo contagioso della sua voce rimarrà memoria collettiva per tifosi, colleghi giornalisti, amici e soprattutto per il marito Salvo con le figlie Giulia e Federica, ha detto il primo cittadino. A memoria futura della sua genuina personalità, condividendo l'iniziativa con il Calcio Catania, l'Ordine dei giornalisti e l'Unione Stampa Sportiva, intitoleremo Stefania Sverna alla tribuna stampa dello stadio Angelo Massimino, ha concluso Pogliese.
Un atto dovuto, sentito e condiviso. Nel tempio del calcio, dove è cresciuta sin da bambina, la sua voce riecheggerà in eterno. Ciao The Voice, fa buon viaggio, Stefania. Stamattina la Camera Ardente all'interno della chiesa San Luigi di Catania, presente anche l'ex presidente del Calcio Catania Antonino Pulvirenti, ascoltiamolo al microfono di Angela Sciuto. Sì, io mi ricordo che quando ho iniziato la mia avventura a Catania, lei già c'era, e mi ricordo questo sorriso, questa sua forza anche nei momenti difficili, perché spesso condividevamo gioie e sofferenze, perché lei era sempre molto vicina. Un grande dispiacere per tutti, un dolore enorme per noi, per la famiglia soprattutto, per i figli. Viene a mancare un pezzo di storia del Catania, recente sicuramente, un pezzo di storia. Io ieri sera, quando ho saputo la notizia, la ricordavo così felice, nei momenti belli. Pensavo alla... Scusate. Pensavo alla vittoria con l'Inter. Grazie, scusate. Ed era questo l'ultimo servizio. Vi ricordo che sarà possibile rivedere i nostri telegiornali on demand su futurapresse.it e sulla nostra pagina Facebook. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. In Sicilia c'è una sola radio che regala emozioni. È Radio Italia anni 60. Sintonizzati sulle nostre frequenze. Palermo 88,3, Messina 104,9 e 95,5, Catania 88,2, Siracusa 93,6, Ragusa 106,7, Caltagirone 91,3. Radio Italia anni 60, la miglior musica di sempre. Radio Italia anni 60. Pulizia, sanificazione, igienizzazione e disinfezione per tutte le vostre esigenze, da un piccolo locale alla grande industria. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia, specializzato in trattamenti in marmo, cotto, pavimento industriale, pulizia di vetrate e prospetti case. Una sola specialità, la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia, ci trovi in via dello Stadio a Scordia oppure al telefono 347 6818 599. Illuminati al neon, sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi, e tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé, sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Tazebao, ogni venerdì e martedì alle 14 e alle 20.45 su Teleionica, canale 18 e sulla pagina Facebook Futura Production. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.